Buongiorno a Pier Mario Motta, numero uno di Banca Generali. Oggi si parla di qualità accessibile, è la filosofia che aveva presentato in questo evento lo chef Oldani. Come si declina questo concetto alla consulenza finanziaria? Il concetto di qualità accessibile di Davide ci è piaciuto tanto da chiedergli poi di diventare nostro testimonial. Riteniamo che una banca private come la nostra sia in grado di trasferire anche ai clienti che non siano solamente milionari in euro un livello di qualità di servizio, di attenzione alle loro necessità che sia tipica delle principali banche private. E questa nostra filosofia che ci sta dando così grandi successi in termini di crescita di quote di mercato o meno, penso che possa sposarsi bene con la logica di uno chef stellato che è riuscito a portare alla propria clientela dei prezzi accessibili, la qualità che invece si ritrova in altre organizzazioni, in altri competitors con altri livelli di costo. Per quanto riguarda il primo trimestre per Banca Generali, come sta andando? Se guardiamo i dati tipici commerciali raccolta netta, abbiamo avuto i primi due mesi con oltre 700 milioni di raccolta e posso anticipare che sicuramente anche il terzo trimestre sia andato, perché ormai siamo alla conclusione, nella scia dei primi due. Quindi sarà probabilmente un trimestre record e riteniamo anche che i benefici poi si vedranno nei dati patrimoniali, anche se è ancora un po' presto per poterne dare delle disclosure. Sul fronte del reclutamento pensate di replicare ancora il 2014 quando c'erano stati centinaia di inserimenti? Direi di sì, perché ad oggi siamo intorno alle 30 nuovi colleghi che ci hanno raggiunto, quindi essendo passati tre mesi e considerando poi l'interruzione del periodo estivo, penso che gli 85-90 unità siano sicuramente la nostra portata e poi speriamo di duplicare il risultato dell'anno scorso. Grazie. Grazie a lei. Okay.